6 agosto 2021, siamo con Maria Teresa Rett, consigliera comunale di minoranza del comune di Portogruaro, che ci spiegherà la situazione asili nido a Portogruaro. Prego. Sì, buongiorno, è una domanda molto pertinente perché stamattina un articolo di stampa che tratta proprio questo argomento. Io personalmente, sin dalla campagna elettorale dello scorso anno, ho sollevato l'urgenza, il tema, il bisogno che la città ha di un nido comunale. In Consiglio Comunale, qualche settimana fa, abbiamo approvato il rinnovo della convenzione con il nido di Concordia, ma come gruppo consiliare abbiamo anche chiesto la convocazione di una commissione per discutere sulla possibilità che potrebbe essere concreta a questo punto di avere anche un nido a Portogruaro. Stamattina c'è un articolo di stampa attraverso il quale il gruppo consiliare che fa capo all'ex sindaco senatore si dice d'accordo con la proposta arrivata più o meno un mese fa dal parroco di Summaga, che rende disponibili i locali della parrocchia per un nido a Summaga. Io personalmente sono molto contenta di questa presa di posizione del gruppo senatore, che condivido. Ho alcune riflessioni da fare, nel senso che negli scorsi 5 anni di consigliatura il sindaco senatore non sembrava così interessata al nido, e sono molto contenta che adesso abbia finalmente capito l'urgenza di questo servizio per le famiglie portoghesi. Peraltro ricordo che il tema e la proposta di fare un nido presso i locali parrocchiali di Summaga, luogo che a mio avviso sarebbe molto più accessibile e più idoneo a una struttura come il nido, sia perché inserito in un contesto dove ci sono già altri istituti scolastici, c'è la scuola primaria, c'è la secondaria di secondo grado, di primo grado, e quindi sarebbe inserito in un contesto già pronto. I locali sono assolutamente adatti ad accogliere una struttura di questo tipo, si accede molto facilmente, c'è parcheggio, insomma ci sono molti punti a favore rispetto alla proposta della Francescon, per la quale ricordo però è una proposta ventilata, messa sulla stampa, ma per la quale noi non abbiamo nessun progetto, nessuno studio di fattibilità, nessun preventivo di spesa. Mentre, stavo dicendo, la proposta del parroco di Summaga è una proposta che si rifà a un progetto e a un'idea che era già nata nel 2013-14, anche grazie alla sollecitazione di un allora consigliere comunale referente per la frazione di Summaga, e al quale come giunta allora avevamo già iniziato a lavorare seriamente, già capendo che poteva essere una strada assolutamente percorribile. Quindi il fatto che oggi il gruppo senatore si accorga e ci dia ragione rispetto a un progetto che avevamo già messo in cantiere, che poi purtroppo è stato per forza di cose messo in stand by, visto che poi le elezioni sono andate in un'altra direzione, ecco, il fatto che il gruppo senatore dia il suo parere favorevole a questo progetto, che appunto risale al 2013-14 e che adesso colga l'urgenza di un nido, secondo me è un segnale molto buono che spero il resto della maggioranza, il sindaco e la giunta accolga con favore, e spero che al rientro dalle ferie la nostra richiesta di una commissione ad hoc per discutere su questo venga accolta e venga anche convocata in tempi celeri. Grazie mille.